No, io farò cose che vanno nella Oggi insomma diamo il via a questa avventura anche in termini formali. Finora abbiamo operato come comitato promotore qui in Irpinia, ma come in tutta Italia. Azione si struttura in tutta Italia. In questa settimana ci sono i congressi provinciali in ogni provincia, ci sarà il congresso nazionale tra un mese, quindi oggi eleggeremo il nostro segretario provinciale, il comitato direttivo provinciale, i due delegati all'Assemblea nazionale che si terrà a metà febbraio e che eleggerà insomma verosimilmente Carlo Calenda segretario nazionale. È un momento importante, abbiamo scelto di farlo in presenza per lanciare anche un segnale di lento e graduale ritorno ad una normalità che in politica si è persa da anni. Ragioneremo dei contenuti che abbiamo sempre insomma proposto a questa provincia e speriamo che insomma vada tutto bene, ma siamo sicuri che avremo buoni risultati, perché anche alla luce della federazione che c'è stata contro Europa l'altro giorno, insomma, nell'opinione pubblica il movimento cresce e quindi insomma ci fa ben sperare questo per un futuro migliore. No? Azione ad Avellino fa quello che fa a livello nazionale. Noi intendiamo insomma dar vita ad un movimento che sia riformista, un movimento che sia alternativo a questa visione insomma della politica schiacciata sul bipopulismo del PD e dei 5 Stelle da un lato e della destra sovranista dall'altro. C'è un ampio margine enorme di lavoro per riunire intorno allo stesso tavolo il mondo riformista, il mondo moderato, il mondo liberale. L'abbiamo provato a fare già a partire dalle provinciali con la candidatura di D'Agostino. Da quel tipo di interlocuzione politica noi intendiamo ripartire anche in questa provincia, perché quello che ci ha tenuto insieme non era un mero accordo per l'occupazione di una poltrona, ma un ragionamento politico più ampio. Tra l'altro insomma, le scene di giubilo che abbiamo visto insomma, domenica 18 dicembre in piazza, con la destra che esultava insieme alla sinistra e Forza Italia che giubilava l'elezione del candidato del PD, ce la dice tutta su dove sta l'indistinto in questa terra. Insomma.